un emendamento molto importante che abbiamo proposto al Consiglio regionale, approvato all'unanimità in modo trasversale, che tende a salvaguardare le particolari aree di pregio agricolo, storico, paesaggistico e culturale della nostra regione. Tende a sospendere tutte le autorizzazioni in corso per quanto riguarda anche gli insediamenti delle cosiddette energie rinnovabili, fotovoltaico o eolico, in attesa, è una sospensione, in attesa che la giunta regionale faccia la zonizzazione delle aree dove queste installazioni non possono essere portate avanti. È una richiesta che è venuta da tanta e larga parte del territorio abruzzese, dai tanti sindaci, comuni, che non vogliono, e io sono d'accordo con loro, un insediamento selvaggio anche di quelle che possono essere le fonti di energia rinnovabile, ma che debbono, come nel resto dei casi, soggiacere a particolari zonizzazioni, cioè la regione deve programmare anche nel caso possano essere utilizzabili terreni per quanto riguarda le energie rinnovabili. In questo caso molto importante l'emendamento, perché salvaguardiamo i terreni agricoli di particolare pregio e sappiamo benissimo quanto sia fondamentale per la nostra regione il settore primario e in particolar modo i terreni di particolare pregio.